Allora, come voi saprete, il sottoscritto venerdì passato doveva partecipare ad una trasmissione televisiva in una rete RAI per ragionare di sanità in Calabria e di sanità e 'ndrangheta in Calabria. Poi questa partecipazione è saltata. Però non voglio entrare nel merito, voglio tornare su una questione che forse tanti preferiscono non venga affrontata. Qual è questa questione? Quella delle spese allegre della sanità pubblica calabrese che continua a offrire servizi inadeguati per l'utenza, ho detto servizi inadeguati, molti potrebbero dire continua a far schifo, penalizzando gli utenti del servizio sanitario calabrese, cittadini calabresi, cittadini italiani a tutti gli effetti, con però spese francamente folli perché inaccettabili. Perché inaccettabili? Perché quando uno spende 10 e potrebbe tranquillamente spendere 2 per lo stesso servizio, per lo stesso bene, qualche problema c'è. E se poi c'è qualcuno che precedentemente ti dice guarda che piuttosto che spendere 10 si potrebbe ottenere un risultato migliore spendendo 2, beh allora i problemi sono parecchi. Però vi voglio raccontare una storia finalizzata a comprendere che cosa sia la sanità in Calabria per la miseria. Il 27 agosto, quindi ormai diversi mesi fa, alcuni miei collaboratori, insieme al deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, incontrano a Cosenza, presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la commissaria della stessa azienda, la dottoressa Bettelini. Incontrano la dottoressa Bettelini al fine di promuovere un potenziamento significativo delle capacità di far tamponi dell'azienda sanitaria stessa, perché per Cosenza e l'intera sua provincia, è giusto che lo si sappia, noi abbiamo una sola macchina real time PCR per sottoporre a tampone il DNA del soggetto tamponato al fine di capire se sia presente il coronavirus oppure no. Una provincia di 780.000 residenti circa ha una sola macchina presente presso l'ospedale civile di Cosenza, Annunziata, e questa macchina riesce, quando è particolarmente stressata, e quando il personale riesce a lavorare il più possibile, quasi H24 sulla stessa macchina, riesce a tamponare forse 700 tamponi al giorno. Quando noi dovremmo far molti e molti più tamponi, a meno che non si voglia favorire il privato, ma questo è un dubbio legittimo, ma sempre dubbio. Solo che, v'ho detto, 27 agosto, si sviluppa questo incontro e i miei collaboratori e il deputato Francesco Sapia sollecitano la dottoressa Bettelini, guardi, è stato realizzato, diciamo così, un protocollo d'intesa che va comunque perfezionato, questo protocollo d'intesa è stato realizzato ad aprile, coinvolge il Servizio Sanitario Nazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche e permette che il Servizio Sanitario Nazionale possa avvalersi di tutte quelle strutture, per esempio i laboratori, ma anche di tutte quelle professionalità, per esempio medici, biologi, tecnologi, capaci di processare tamponi, perché il tampone non può essere processato dal primo che capita, c'è necessità di professionalità, di competenze. E noi avevamo avuto l'idea di far realizzare una fortunata, felice, feconda
sinergia fra organizzazioni pubbliche con risparmio del contribuente. Ma vi rendete conto che eresia sta dicendo il senator Morra? Il risparmio del contribuente offrendo un servizio, maledizione! Badate, 14 regioni hanno sul loro territorio sedi del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, sedi dell'Istituto di Scienze Biomediche, in cui personale dello stesso istituto, personale che ha le competenze necessarie, si è messo a disposizione su base volontaria e gratuita per processare tamponi, anche eventualmente raggiungendo laboratori ospedalieri ove lavorano queste famose PCR real time, queste macchine che possono processare tamponi e farci capire se siamo positivi oppure negativi. E naturalmente, perché questo è un altro aspetto che va considerato, il tampone va processato in tempi rapidi, perché se oggi io mi sottopongo a tampone e dopo 10 giorni conosco l'esito del tampone, beh, magari qualche problema c'è. Oppure si deve verificare quello che si è verificato a Cetraro per capire che non si può procedere in questo modo. Che cosa è capitato a Cetraro? Due medici in servizio presso il 118 di Cetraro si sono sottoposti a tampone. Per normativa, fino a quando l'esito dello stesso non veniva notificato, hanno dovuto lavorare, anche perché è notorio, non ci sono medici, e la Regione Calabria, pur avendo avuto non una, non due, ma 3 barche di soldi, ancora non ha provveduto a fare i concorsi, ad espletare i concorsi per assumere personale medico, personale infermieristico, personale amministrativo, tutto il personale necessario per far funzionare la macchina della sanità pubblica. Insomma, questi due medici a Cetraro hanno lavorato e poi si è scoperto che hanno lavorato essendo portatori sani del virus, asintomatici, ma noi sappiamo che molto spesso gli asintomatici sono appunto delle bombe virologiche assai pericolose, appunto perché stanno bene, e col fatto che stanno bene pensano di poter far tanto rapportandosi magari senza tanti. Credo che non sia stato il caso di questi operatori sanitari, ma comunque il problema c'è stato. E insomma, torno a ripetere, 27 agosto incontro fra il deputato Sapia, i miei collaboratori e la commissaria Bettelini, guardi, c'è la possibilità di implementare, aumentare la capacità di processare tamponi dell'ospedale civile dell'Annunziata, perché c'è la disponibilità di personale del CNR di Piano Lago, qui a 14 chilometri da Cosenza, per fare ulteriori turni alla macchina, perché magari il personale medico e sanitario e tecnico disponibile non ce la fa anche umanamente a star 24 ore appresso alla macchina. Sì, vedremo. Tutto quanto è stato seguito anche da mail, e non vi devo dire che lo stesso discorso era stato avviato con il precedente commissario dell'azienda sanitaria provinciale, il mitico dottor Zuccatelli, mitico sapete tutti perché, e Zuccatelli, ve lo dico io che l'ho conosciuto, era decisamente meno peggio di tanti altri, fatevi servire. Benissimo, arriviamo a pochi giorni fa. Che cosa esce fuori? Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di laboratori privati di analisi cliniche accreditati con capacità produttiva minima di processazione di 250 test molecolari SARS-CoV-2 per l'ASP di Cosenza. Badate, questo è il Servizio Sanitario Regionale, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Regione Calabria. Capitolato tecnico e così via, vista l'impossibilità attuale a poter smaltire l'intera processazione dei tamponi, intende effettuare l'ASP stessa un'indagine di mercato al fine di individuare laboratori per processare fino a 1000 tamponi DIE per mesi 2,
guardate un pochino, con prezzo massimo di euro 30 per singolo test e numeri di tamponi da processare, minimo di 250 al giorno da dedicare al presente appalto, minimo di 250 per la singola offerta, ma l'ASP fa sapere più di 1000 al giorno non ce ne servono. 1000 tamponi a 30 euro cada uno significa 30.000 euro al giorno per 30 giorni di un mese, perché tutto quanto dovrebbe essere spesato per mesi due, significa 30.000 euro al giorno, 900.000 euro al mese, 1.800.000 euro per questi due mesi. Guardate un pochino, noi attualmente in Calabria, questo è il bollettino ufficiale odierno, noi attualmente in Calabria abbiamo processato, questo è il dato, 2.056 tamponi, registrando 321 casi. Ma il dato su cui voglio si ragioni è 2056. Oggi a livello italiano, a livello nazionale, i tamponi processati sono stati 148.000 e sono stati decisamente di meno rispetto a diversi giorni della scorsa settimana, quando noi processavamo 250.000 tamponi. Oggi in Calabria noi abbiamo processato 2.056 tamponi, rispetto a 148.000, 2.056 rappresenta un 74esimo. Che cosa significa? Che forse noi calabresi siamo un 74esimo dell'intera popolazione italiana? No! Perché se è vero che gli italiani sono circa 60 milioni e mezzo, è altrettanto vero che i calabresi sono poco meno di 2 milioni. Ma allora il rapporto non è più di 1 a 74, è di 1 a 30. Noi, per essere in media, quando in Italia si processano 150.000 tamponi circa, dovremmo processare 5.000 tamponi quantomeno, un trentesimo. Perché l'abbiamo imparato, maledizione, se non facciamo tamponi e soprattutto se non li facciamo in tempi rapidi, ottenendo l'esito in 48 ore al massimo, il tracciamento famoso è impossibile, è inutile, pertanto un potenziale contagiatore, un potenziale trasmettitore, girando, andando al lavoro, andando in qualunque parte, può trasmettere il virus a tante altre persone. E questo la malattia la incentiva, la rafforza, mica la indebolisce. E allora, io mi domando che capacità manageriali abbia la dottoressa Bettelini se oggi in provincia di Cosenza l'ASP è costretta e 800.000 euro a laboratori privati, quando al contrario con 1.800.000 euro tu potevi assumere, seppur a tempo determinato, biologi, medici, comprare PCR real time. Mi dicono che il costo di queste macchine si è abbassato incredibilmente, adesso si trovano anche a 35-40.000 euro cada una, per cui tu compravi una macchina, un kit per processare 1000 tamponi, mi dicono costa 350 euro, e assumevi biologi, medici. Perché questo non si è fatto? La domanda la faccio alla manager della sanità cosentina, la dottoressa Bettelini, vorrei saperlo. Poi può darsi pure che io sbagli. Però francamente, da contribuente, ma anche da rappresentante dei cittadini e dei contribuenti onesti che le tasse le pagano e si incazzano giustamente quando le pagano immotivatamente per finanziare sprechi, beh, lasciatemi arrivare al dunque. Al fronte di queste capacità straordinarie, eccelse, come posso dire, tipiche di grandi manager che possono essere chiamati a Confindustria a lavorare, io mi sento dire da parte di parecchi che colui che è stato indicato da molti, oltre che dal sottoscritto, come
possibile commissario ad acta per la sanità in Calabria, Gino Strada, io mi sento dire che Gino Strada non avrebbe capacità manageriali. Gino Strada, lo sappiamo, è da identificarsi con Emergency. Intanto vi chiedo di condividere questo video perché è giusto che si sappia che il senator Morra si interessa, insieme ai suoi collaboratori, come è giusto ricordare, di questioni dannatamente reali e concrete, non fa semplicemente teoria, perché la teoria la sa anche applicare. E sa fare anche i conti della serva, oppure se volete, della casalinga di Voghera. E allora dicevo, il senator Morra, insieme a tanti altri colleghi, insieme ad un popolo, quello calabrese, ha auspicato che qui in Calabria possa essere nominato in un ruolo fondamentale, decisivo, simbolicamente e politicamente rivoluzionario, Gino Strada, perché qui in Calabria sanità significa business. E troppe volte l'Ndrangheta fa business attraverso la sanità pubblica, attraverso la sanità privata convenzionata, e naturalmente facendo business l'Ndrangheta e magari qualche corrotto che lavora in organizzazioni, i diritti dei cittadini si ledono contestualmente, i diritti dei cittadini e dei pazienti, e aggiungo io dei pazienti magari affetti da malattia oncologica, ma questo è un altro discorso. E allora che cosa vi voglio dire in merito a Gino Strada? Emergency in campo in Calabria, tutto sul bilancio della Onlus fondata da Gino Strada. Questo, badate, è il Sole 24 Ore, quindi non il manifesto, non Lotta Rivoluzionaria per il Comunismo Bolscevico, non la Pravda in versione italiana, perché molti dicono, ah, ma Gino Strada è comunista. Gino Strada è una persona seria, è un medico, ed è un medico che attraverso uno sforzo ormai di una vita ha messo su un'organizzazione che non soltanto salva vite umane in tanti paesi teatri di guerra, ma anche in Italia, ottenendo un riconoscimento dal giornale di Confindustria che vi andrò a leggere in alcuni passaggi veloci. 53 milioni di euro di donazioni, 3.000 persone coinvolte nelle missioni all'estero, 2.000 volontari, 200 dipendenti e 357.000 contribuenti. Badate, questo è il modello che piace a me, tanti piccoli contribuenti per arrivare a 53 milioni di euro di donazioni. Quanti sono i contribuenti? Lo ribadiamo, 357.000, tanti che danno un poco a testa e quel poco diventa il necessario per far lavorare Emergency. E per la prima volta nel 2019 un risultato di gestione positivo di poco più di 160.000 euro. Numeri che fanno di Emergency la prima organizzazione fra le Onlus ed enti del volontariato in Italia. Ma Gino Strada non ha competenze manageriali. Per caccia la miseria. Poi vi salto alcuni passaggi perché dovete leggerli voi e voglio con voi leggere qualcosa che mi ha molto incuriosito. Il costo di gestione della struttura di Emergency è stato pari al 6,93% dei costi complessivi, anche quest'anno ampiamente al di sotto di quel 10% che è ritenuto dall'associazione una soglia virtuosa, cioè tu dai un'offerta di 100 euro ad Emergency, sai che almeno 90 euro, ma quest'anno anche 93,07 centesimi, se ne vanno per le spese che tu pensi debbano essere immediatamente finalizzate a curare le persone, a rendere possibili interventi chirurgici, a comprare macchinari medici, a
pagare gli stipendi ad infermieri e a anestesisti e a ti debbono fare le analisi prima che tu vada sotto i ferri e così via. La voce che maggiormente incide è rappresentata dal costo del personale, stipendi e relativi contributi. A questa voce si aggiungono i costi di locazione dei magazzini, badate, magazzini, non mega appartamenti di rappresentanza, di Milano e Roma, e le spese per i consumi e le utenze e i costi delle sedi di Milano, Roma e Venezia. E poi ancora, e voglio concludere qua, le attività in Italia, perché si dice che Emergency si abbrava sui teatri di guerra, ma in Italia, ove non c'è la guerra, Emergency non saprebbe lavorare. Ultimo capitolo, l'Italia, in cui nel 2020 sono state curate più di 17.000 persone. Il programma Italia di Emergency è presente in 8 regioni italiane, perché mica soltanto in Calabria noi abbiamo necessità di Emergency: a Marghera, in provincia di Venezia, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, a Napoli, Sassari con ambulatori fissi, a Milano e a Ragusa con ambulatori mobili, a Brescia con 2 sportelli di orientamento sociosanitario, a Teramo, Macerata e L'Aquila l'associazione lavora su progetti di assistenza psicologica e infermieristica in aiuto della popolazione colpita dal terremoto nel Mediterraneo, infine con il supporto alle operazioni di ricerca e soccorso dei migranti insieme all'associazione proattiva Open Arms. Qui termino questa diretta televisiva facendovi 2 riflessioni. A. Chi critica Gino Strada sostenendo che sia un bravo medico senza però avere capacità manageriali, sei in buona fede. Oggi ha capito che deve correggere il tiro. Se in malafede, oggi è stato sputtanato. Altra questione. Io oggi vi ho potuto far arrivare queste informazioni che magari vi avrei potuto far arrivare in misura più generosa, più copiosa in relazione a chi mi sta seguendo, se avessi partecipato a Titolo Quinto, avendo anche la possibilità di far capire che in Calabria tanta spesa sanitaria è assorbita da sprechi dietro i quali ci potrebbe essere la longa manus di certa gente. Mi è stato impedito. Voi sapete che la spesa sanitaria in Calabria è sottoposta a controllo commissariale dal 2010, ma sapete anche che nel 2019, pur essendoci il commissario, il deficit è stato di circa 160 milioni di euro. Ricordatevi che lì dove le organizzazioni pubbliche sono governate con un caos voluto, intenzionale, tutto questo risponde a fini occulti ma criminali, quelli di comprimere i diritti dei singoli, soprattutto se deboli, per favorire i profitti dei singoli, soprattutto se forti. Questo in democrazia, a mio avviso, significa ledere i diritti dei più deboli. I più deboli sono i malati, anche i malati oncologici. E se io faccio certe affermazioni è perché voglio proprio tutelare con tutte le mie forze i malati tutti, e in particolar modo quelli che sono sottoposti a maggiore stress, a maggiore sofferenza, a maggiore dolore. Se poi qualcuno non ci crede, libero di farlo. Ma la mia attività parlamentare e precedentemente la mia attività di insegnante è stata sempre votata a certi principi, a certi valori. E quindi chi mi conosce, e io non mi sottraggo mai a possibilità di confronto, sa quanto il sottoscritto ha fatto e fa, tante volte in silenzio, perché come insegna Gino Strada, certe volte le cose si comunicano, se proprio debbono essere comunicate, dopo averle fatte e non prima. Oggi vi ho voluto dire che qualcuno che ha
enormi competenze manageriali, ha deciso di attivare un percorso per sborsare 1.800.000 euro del contribuente per pagare laboratori privati e forse c'era la possibilità di evitare questo esborso se si fosse ascoltato quel fesso del senator Morra, ma forse questo non avrebbe fatto sfregare le mani a tanti privati, forse, eh? Ci vediamo alla prossima e scusatemi se sono stato lungo, ma le cose vanno dette tutte analiticamente quando si vuole far capire. Vi ringrazio, alla prossima.